vagabondo con la testa bassa e pugni contro il mondo. Ogni cosa non affronto, è colpa di sto mondo, come un albero in fecondo. Resto giù nel buio più profondo. Io qua che scrivo le mie rime sul foglio, ed essere come voi non ci tengo, non lo voglio. La consapevolezza, la vita senza pressa, un bacio, una carezza, di giura chi mi aiuta. Siete la tristezza, non siete né civili, è la tristezza dell'essere nocivi. È lo spirito abbattuto nel corpo di una farfalla. La malinconia è come un loop, si balla. In un pugno tengo il mondo intero, volo schiaccio come fosse un punto pensiero. La mia cella è il sogno fiero, non ricordo prima chi ero. E le certezze sono l'unico mistero. Parlami di gioia, parlami di serietà, dimmi cosa c'è di bello in questa società. Gli stronzi vanno avanti, i buoni fermi qua, a sperare, a pregare, a far la figlia per là. Gli stronzi vanno avanti, i buoni fermi qua, a sperare, a pregare, a far la figlia per là. Guardami dentro, nella parte più scura, dove anche il sole a volte fa paura. Prigiono ogni mia forza, anche la più sicura, uno spicchio di luce da una piccola apertura. Ma voi non mi conoscete, no che non mi conoscete. Felicità non è benessere, non confondete. Rimango ad ascoltare il silenzio, mi perdo in questo spazio immenso. In bilico su un precipizio, il giorno del giudizio. Una lacrima scorre veloce, sento dalle spalle un dolore atroce. Tutta questa pena non lo dico oggi, siete un gruppo di persone vuote, tra cui rimbomba la mia voce. Se mi guardo intorno vedo solo infami che non sanno dove mettere prima le mani per farmi male. Chi va con lo zoppo in mare a zoppicare? Ma fatti due domande, vedo chi cammina male. Parlami di gioia, parlami di serietà, dimmi cosa c'è di bello in questa società. Gli stronzi vanno avanti, i buoni fermi qua, a sperare, a pregare, a far la fila per là. Di là gli stronzi vanno avanti, i buoni fermi qua, a sperare, a pregare. Ho ricevuto il male sotto forma di amore. Il diavolo è venuto con un fiore in mano. Scelto questo brano al suo dono malsano. Così senti, tanti liberi l'angoscia dei mille sentimenti. Scelgo me soltanto me. Ormai la coranza è demode. Sai perché sono in fila, non per gli altri ma per me. Mi affido alla musica. Tasti su un pianoforte, chiudo il cuore in cassaforte. Mi hanno detto vola basso e io ci credevo. Mi hanno detto sei un gradasso ed io non lo volevo. Ma ogni mio passo un passo in meno dal traguardo, e tra poco vi sorpasso. Farò quello in cui da sempre credo. Non si impongono i sogni, si formano da soli. Voglio un cielo illuminato dalle stelle, non dai lampioni. Siamo solo nuvole in un cielo di illusioni. Vi lascerei marcire nell'oblio delle prigioni. Parlami di serietà, dimmi cosa c'è di bello in questa società. Gli stronzi vanno avanti, i buoni fermi qua, a sperare, a pregare, a far la fila per là. Di là gli stronzi vanno avanti, i buoni fermi qua, a sperare, a pregare, a far la fila per là. Di là. Grazie. Conoscevamo già. Allora, per chi non lo sapesse, questo brano non solo è stato cantato da Maria Luna, ma credo che sia stato anche scritto da Maria Luna. E quindi merita un ulteriore applauso. Allora, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Non abbiamo bisogno di presentazioni. Siamo serrani, quindi ci conosciamo tutti quanti. Sono qui per presentare questa serata che inaugurerà la mostra Serrarte, una mostra che abbiamo voluto fortemente nell'ambito dell'Associazione Culturale Mario Brancacci. E siamo qui per rallegrarci un minuto in quello che si chiama tecnicamente il vernissage. E quindi vi presentiamo gli artisti che sono già davanti alle loro opere e noi intanto parliamo di arte. L'arte scuota dall'anima la polvere accumulata dalla vita di tutti i giorni. Questo è quello che pensava un grandissimo artista, il pittore Pablo Picasso. Ed è ciò che pensiamo anche noi, e crediamo sia vero, stupendamente vero. Proviamo a rifletterci un attimo. La musica, le canzoni che hanno accompagnato i nostri momenti di vita, le emozioni, i colori, di quei momenti ci sono rimasti dentro, nell'anima, e l'emozione provata dinanzi alla maestà di un'opera d'arte,
fermarsi davanti al tondo d'ori di Michelangelo, credo che crei delle emozioni irripetibili nella vita di una persona. Sono sensazioni davvero irripetibili. Ecco poi perché nascono e devono nascere le manifestazioni artistiche, per far sì che l'arte, in tutte le sue forme, possa entrare prepotentemente nella nostra vita, possa trovare un posto nella nostra anima e tenerla sempre libera dalla polvere della quotidianità. Già, l'arte, Lino. Ma cos'è l'arte? Chiedersi cos'è l'arte è come chiedersi cos'è la vita. L'arte è cultura, ovvero è ogni forma di espressione dell'attività umana, dalla musica al teatro, alla pittura, alla scultura. L'arte è poesia. E quindi, dopo il rap di Maria Luna, ecco i versi di Neruda, declamati da Teresa. Di Pablo Neruda, per il mio cuore, Teresa. Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino in cielo ciò che stava subito sulla tua anima. È in te l'illusione di ogni giorno, giungi come la corolla, la rugiada sulle corolle. Scavi l'orizzonte con la tua assenza, eternamente in fuga come l'onda. Ho detto che cantavi nel vento come i pini e come gli alberi maestri delle navi. Come quelli sei alta e taciturna, e di colpo ti rattristi come un viaggio. Accogliente come una vecchia strada, ti popolano echi e voci nostalgiche. Io mi sono svegliato e a volte migrano e fuggono gli uccelli che dormivano nella tua anima. Dalla mia bocca arriverà fino in cielo ciò che stava sopito sulla tua anima. E quale mezzo per far arrivare al cielo le nostre sensazioni se non le magiche note di chi la musica la vive nella propria anima? Maria Teresa con Io che amo solo te, e al piano il maestro Beppe De Sala. C'è gente
Eh già, l'amore, l'amore. Parlavamo d'amore, di un bacio. Bacio, una parola dolce. Non capisco perché voi non usiate pronunciarla. Se già questo vi fa bruciare tutta, ne accadrà poi, più avanti. Non abbiate paura. Non avete poco fa, quasi senza accorgervene, rinunciato a giocare? Non siete passata senza traumi dal sorriso al sospiro, dal sospiro al pianto? Andate avanti ancora un poco senza farci caso e vedrete, dalle lacrime al bacio non c'è più un brivido. Un bacio, ma cos'è poi un bacio? È un giuramento un po' più da vicino, una promessa più precisa, una confessione che cerca una conferma, un apostrofo roseo tra le parole d'amo, un segreto soffiato in bocca invece che all'orecchio, un frammento d'eternità che ronza come l'ali di un'ape, una comunione che sa di fiore, un modo di respirarsi il cuore e di scambiarsi sulle labbra il sapore dell'anima. Dal Cyrano di Bergerac, un bacio, una promessa d'amore. E l'amore è arte, è l'arte di amare, l'arte di vivere, di viversi vicino, sapendo stare vicino. Se saprai starmi vicino, Silvia. Se saprai stare vicino e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere noi in mezzo al mondo e insieme al mondo piangere, ridere, vivere, se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l'un l'altro senza sapere chi sarà il primo e chi l'ultimo, se il tuo corpo canterà come il mio perché insieme in giugno, allora sarà l'ora e non sarà stato vano aspettarsi tanto. Ed è Neruda la fonte dei più intimi pensieri. Ancora Neruda, un sonetto, Teresa. Lontano, come se fossi rosa di sale, topazio, o freccia di garofani che propagano il fuoco. T'amo come si amano certe cose oscure, segretamente, tra l'ombra e l'anima. T'amo come la pianta che non fiorisce e rega dentro di sé, nascosta, la luce di quei fiori. Grazie al tuo amore, vivi oscuro nel mio corpo il concentrato aroma che ascese dalla terra. T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi, ne ho orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti che così, in questo modo in cui non sono e non sei. Così vicino che la tua mano sul mio petto è mia. Così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno. Dall'amore per qualcun altro all'amore per se stessi, il fil rouge della nostra esistenza, perché la vita sia vita. Di Marta Medeiros, Lentamente muore, Alessia. Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle i, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno.
chi non si permette, almeno una volta nella vita, di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. E l'ardente pazienza è ciò che porta, per una vita intera, a sobbarcarsi il peso di situazioni a volte invivibili, a diventare anche schiavi di se stessi, a diventare delle Filomena Marturano. Dalla Filomena Marturano di Edoardo De Filippo, il monologo della Madonna delle Rose, Laura. Grazie. Erano i tre, dopo mezzanotte. Pa' strada camminavo io sola, da casa mia, già me ne riuto da sei mesi. Era la prima volta. E che faccio? A chi ho dico? Sentivo in capo a me la voce in compagnia. Chi aspetti? Ti togli il pensiero. Io conosco uno molto bravo. Senza voler, camminando, mi trovai in un video mio, innanzi all'altarino della Madonna delle Rose. E l'affrontai così. Caggia fa, tu sai tutto, sai pure perché mi trovi in tuo peccato. Caggia fa! Ma essa, zitta, non risponde. Già, e così fai, ovvero, chi non parla e chi ha gente ti crede. Sto parlando con te. Rispondi! E figlio, soffiglio. Mencenaia. Rumanetta così. Fermo. Forse. Si m'avutava. Avrà vista. Ho capito da dove veniva la voce. Da dentro la casa con il balcone aperto. Da dentro viva presa. Da coppa alla finestra. Ma pensai, e perché proprio in questo momento? E perché proprio a questo momento? Che ne sa la gente fatta mia? È stata essa allora, è stata Maron. E si è vista affondata tu per tu e mi ha voluto parlare. Ma allora? A Marone per parlare serve lui. E quando mi hanno detto ti togli il pensiero, è stato pure essa che mi ha detto. E permettimi prova. E non so se fu io a Marone del Rosa che facette cacapa così. Sì, i figli sono figli e giurai. L'Angelina, New York, di Angelina, si è presentata a Cristo. Capite, ricci e bionde, occhi, nere in testa, sabbie, ma mai ugale. Ha detto più sfrontetto, putarelle e palline che non ci hanno portato. E voi, da domani, ha risposto il santo. E allora la voce, sta a cogliere del barbato, putarelle e palline. E allora avete vittima. Scommetti che voi tutti, ti manca il battezzetto. Non abbiamo fatto il tempo per fare questa accoglienza. A noi ci hanno detto un padrone della monnezza. Ha detto l'angeletta che lo c'è ancora in busto. San Pietro, l'uomo io cagnasse su padre da di fosse. Ma si mangiava, ma si mangiava un bimbo. Cantando l'ode a Cristo dalla sera anziana a mattina. Ma in coppa a terra, gli avevamo i figli di un buchetto per poter abbandonare. E no, c'è niente. Un padre da Nantes ha fatto una carezza,
A studiare la faccio corretta, la monnezza, poi abbracciato in bronte, ha detto, figli miei, mi chiede sti bambini, che fucero chi? Il brano è il fenomeno maturato notoriamente di Edoardo De Filippo. Edoardo è un mostro sacro del teatro italiano, un mattatore della scena. Lui avrebbe detto in una stanza di tre muri, e lui davvero riesce a far rivivere sentimenti profondi in una stanza di tre muri. In una stanza di tre muri di quel pubblico con me, un istrione. L'istrione, Gino. Ne approfitto per presentare Rocchino Franchelli, che è un grande amico, un grande tecnico ed anche un grande artista, amico di Sera Capriola e San Paolo. Un teatro è un ruolo adatto a me, il genio si vedrà,
si vedrà, con il mio viso perruccato, con la maschera che ho, in tono enfatico e discreto, verso il cosa mi dirò, e mentre agli altri mentirò, fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Non è per vanità quel che valgo so, e ad essere sincero, solo un mero istintore è grande come me, e io ne sono fiero. Attore, poeta, Luciano De Crescenzi, l'arte della commedia, Antonio. Signore, volete fare un altro biglietto? E perché devo fare un altro biglietto? Per il ragazzo. Quale ragazzo? Questo qua. Questo che sta vicino a voi, e voi me lo chiamate ragazzo, quello non tiene nemmeno 9 anni, è una creatura, signore, sarà una creatura, ma siccome è una creatura alta più di 1 metro, deve fare il biglietto se vuole viaggiare sull'autobus. Ma che è più alto di 1 metro? È più alto di 1 metro. Fatemi il piacere, quello non sarà nemmeno 70 centimetri. Signore, ho capito, questa mattina voi vi siete alzata con la voglia di scherzare. Il ragazzo, il bambino, la creatura, chiamatela come volete voi, passa con la testa la sbarra di ferro apposita, posta all'altezza di 1 metro e quindi deve fare il biglietto. Ma tu vedi che guai che si passano. Gesù, Gesù, quello è sempre stato più basso di 1 metro. Ma non lo vedete che il ragazzo si è messo sulla punta dei piedi? E che perciò sembra più alto? Risponde la signora premendo con forza una mano sulla testa del figlio e premendo fino a fargli abbassare la testa al di sotto della sbarra. E accade, Cicci. Adesso basta, signore. E che vi siete messi in testa? Qua noi il parlare lo teniamo per fatica. Il ragazzo o fa il biglietto o scende da sopra all'autobus. Avete capito? Sì o no? E voi terreste il coraggio di lasciare una creatura solo in mezzo alla strada? E che fosse la mia la creatura, che vi devo dire? Scendete pure voi. Io ho fatto il biglietto. Durante la discussione l'autobus non si è mai mosso, è fermo con le porte aperte in attesa che si chiarisca se il ragazzo deve o non deve fare il biglietto. Ma in che razza di paese mi trovo? Protesta un signore dal chiaro accento settentrionale. Lei, dice rivolta al conducente, si decide a partire, sì o no? E lei, signora, lo sa che qui c'è gente che lavora? Non possiamo mica aspettare che si convinca a sborsare 50 lire per un biglietto. Anzi, sa cosa le dico? Ecco le 50 lire e faccia il biglietto a suo figlio. Ma chi più conosce?
grida intanto la signora indicando il milanese. Mi fa lui il biglietto a me, dice rivolta ai presenti. Ma vedi quanta confidenza. Io se voglio lo riempio di biglietti. Poi rivolta al signore. Avete ragione che qua non ci sta mio marito e che io sono una povera donna sola contro tutti questi uomini. Altrimenti non avete idea di dove ve ne mettevate quelle 50 lire. Gesù, Sant'Anna e Maria, ma tu vedi che si passa per un fedentissimo biglietto. E va bene, signore, grida il conducente dal suo posto di guida. Avete ragione voi, però la prima guardia che incontro vi faccio vedere se scendete o no dall'autobus. Volete o non volete? Detto questo, il conducente chiude le porte e sta per partire quando viene fermato da un vero coro di proteste. Sono quasi tutti i passeggeri che gridano: fermate, fermate, fateci scendere. Che altro è successo? Chiede il conducente. E noi mica siamo venuti per viaggiare. Noi eravamo saliti solo per sentire. La filosofia della signora napoletana. Grandi filosofi partenopei. E in fatto di filosofia, di modi di pensare, abbiamo un principe vero della filosofia napoletana. Il principe di quelli blasonati, il principe De Curtis, Totò, a Speranza, ancora Antonio. Ogni settimana faccio una schedina, ma leva a bocca che la 100 lire, e corro quando è sabato e mattino, o Totò calcio per maggiugare. Cuccata quando è notte, d'indoliette, facce castelli in aria, a centenaria. Piglia schedine, ad inda cornette, a voto, a giri e a torna stipare. Io campo buono tutta una settimana, soltanto lunedì sto abbagliato. Ma ho usato che la gente li rimane, io torno un'altra volta a già giocare. Non piglio niente, è vero. E che mi importa? Io campo solamente che la speranza. Con chi mi ha già pigliato, se che ste la scelta? Chi ste è un destino mio, chi ne ha già fatto? A quando ha già trovato sto sistema? Io sono un milionario tutto l'anno, la gente mi può dire, ma tu si scegli, ma allora tu non giochi per pigliare. Se avessi già pigliato i milioni, a storia a mostrare già disperato. Invece io sto cagato lì da luna, tengo sempre la speranza di pigliare. E già, la speranza è gratis, è un bene personale a cui ciascuno di noi dà il valore che crede, e quindi darei valore alle cose di Gabriel García Márquez. Marianna. Darei valore alle cose non per quello che valgono, ma per quello che significano. Dormirei poco, sognerei di più. So che per ogni minuto che chiudiamo gli occhi perdiamo 60 secondi di luce di cioccolata. Se Dio mi concedesse un brandello di vita, vestito con abiti semplici, mi sdraierei al sole e lascerei a nudo non solo il mio corpo, ma anche la mia anima. Dio mio, se avessi cuore, scriverei il mio odio sul ghiaccio e aspetterei che si alzasse il sole.
dipingere le stelle con un sogno di Van Gogh e con un poema di Benedetti. Una canzone di Serrat sarebbe la mia serenata alla luna. Bagnerei con le mie lacrime le rose per sentire il dolore delle spine ed il bacio del miglio dei petali. Dio mio, se io avessi ancora un brandello di vita, non lascerei passare un solo giorno senza dire alla gente che io amo la gente. Convincerei ogni uomo ed ogni donna che sono i miei favoriti e vivrei innamorato dell'amore e dimostrerei agli uomini quanto sbagliano quando pensano di smettere di innamorarsi, quando invecchiano senza sapere che invecchiano, quando smettono di innamorarsi. Darei ad ogni bambino le ali, ma lo lascerei imparare da solo a volare. Ai vecchi insegnerei che la morte non arriva con la vecchiaia, ma con l'oblio. Ho imparato molte cose da voi, dagli uomini. Ho imparato che tutti al mondo vogliono vivere in cima alla montagna, senza sapere che la vera felicità sta in come si sale la china. Ho imparato che quando il neonato afferra per la prima volta con il suo piccolo pugno il dito di suo padre, lo terrà prigioniero per sempre. Ho imparato che un uomo ha diritto di guardare un altro uomo dall'alto verso il basso, solo quando lo aiuta a rialzarsi. Sono tante le cose che ho potuto imparare da voi, ma non mi serviranno davvero più a molto, perché quando guarderanno questa mia valigia, infelicemente, io starò morendo. Ho imparato, di certo ho imparato che nessuno può ergersi a giudice, neppure sia avvocato. Ed è l'estrema difesa della Filomena di Edoardo nel suo monologo dell'avvocato. Filomena Marturano, il monologo dell'avvocato Costantina. E chi sei tu che mi bomba di e dice alla vicina e figlia mia che non so figlia? Avvocato, che sta legge di un mondo me lo permette, no? Ma siete figlia, e io sono Filomena Marturano, e non ha già bisogno di parlare. Voi siete giovanotte, e avete intesa parlare a me, e me non ha già dicere niente, ma è fino a quando aveva 17 anni, sì. Avvocato, e sapete chi ti lascia? I bassi. A San Giovanni, la Virginia, la Vicenna e il Tribunale. O pallonetta, nera, affumacata, ma tua stagione non si respira poca calore, perché la gente assaia. E a Vierna fa fredda, fa sbatte e dienta. A Donuncia sta luce manca a mezz'ora. Io parlo napoletano, scusate. Dove non c'è luce nemmeno a mezzogiorno. Chi ne gente, a dove meglio fritto con calore. C'è scettato senza di buongiorno, una parola buona, ma ricorda che mi ha decettato. E quando mi ricorda, tremo un po' per tanto. Te ne vedrei 10 anni, ma decetta, te stai facendo grossa. E che non c'è stata magna, sai? Lo sai? E un calore, la notte, quando si chiudeva la porta, non si poteva sperare. La sera ci metteva attorno a tavola. Uno piatto grosso, e non so c'è manda forchetta. Forse non era vero, ma ogni volta che metteva la forchetta dentro il piatto, ma se non deve guardare. Pareva come si, ma che serbata quello magnano. Teneva 17 anni. 17 anni. Passava le signorine vestite per bene, con belle scarpe. E io guardavo. Passava le sotto braccia delle fidanzate. Una sera incontrai una compagna dei miei che manca conoscetta tanto stava vestita a volo. Forse allora. Ma pareva più bello tutte cose. Tutte cose. E mi dicette,
Ma tu? Ok. Così. 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 Non dormi tutta la notte. E ho calore. E ho calore. E conoscete a te, là, te guarda, che la casa mi pareva la reggia. Tornai la sera a Vicosa Libore, ora mi sbatteva, pensava, forse non può guardare alle ambacce, mi metterà alla fra porta. Nessuno mi disse niente, chi mi deva seggio, chi mi accarezzava. E mi guardavano come a una superiore a loro, che da soggezione. Solo mamma, quando aiette a salutare, teneva l'occhio grigio e lacrime. A casa mi ci tornecchio. Non la gecise figlia, la famiglia, la famiglia. 25 anni che ho pensato a voi. Vaggio cresciuta, vaggio fatta uomo. Ha già rubata essa. Papà cresce, non l'ha già uccisa il figlio. Grazie. E quanta forza in questa donna, e quanta dolcezza. Filumena si doce, di Nicola D'Alessio. Filumena si doce, canta Gino. Parole e musica mi hanno svegliato in questo angolo dimenticato. È una canzone, aria di casa, di cui ricordo solo la frase. Filumena si doce, sia più bella per me, che nostalgia di andarmene, di rivedere te. E sono tornati sempre più bella da ci trovare, con l'occhio fatto con l'acqua e mare, coi carne tutte date solo.
L'applauso non è per me, ma è per Nicola D'Alessio. Perdonatemi per l'emozione, il nostro concittadino Nicola D'Alessio, ci sono tanti amici di Termoli, di San Paolo di Cinitate, di altri paesi, non lo conoscono. Nicola D'Alessio è stato un grande cantante, è stato un cantante che ha amato la musica lungo tutto il corso dei suoi 83 anni di vita, e va ricordato perché ha cantato a livelli importanti. Era amico di Giorgio Calabrese, uno dei parolieri più importanti d'Italia, che ha scritto per Mina, ma non solo. Ho scoperto ieri, andando a conquistare sul web, che Giorgio Calabrese, grande amico di Nicola D'Alessio, è anche l'autore di tutti i brani italiani, tradotti in italiano, di Charles Aznavour, di quello che ha scritto Lissione di prima. E io quando canto questa canzone ho un globo in gola, perché Nicola era un grande amico, ma è una canzone che piaceva a Edoardo De Filippo, è una canzone di oltre mezzo secolo fa, e Nicola non dimentichiamocelo, perché rappresenta tutti noi, se la capiamo. Filumena, l'emblema di un femminismo anti-litteram, la rivendicazione del diritto di essere donna, del diritto di poter vivere il proprio esistere, la propria dignità, i propri affetti, liberarsi di ciò che la tiene incatenata ai propri stereotipi e poter finalmente intraprendere il viaggio della propria esistenza. È il treno che porta la vita, Lavinia, di Marilia De Virgilio, Lavinia Costantina. Già pronta è la valigia per tutta un'altra vita, in essa son ricordi e speranza infinita. È lei che vuol partire, che vuole andare lontano, dove c'è un altro cuore, dove c'è un'altra mano. Sussurra i suoi pensieri, ricordando a se stessa quello che l'ha ferita, ciò che l'ha resa oppressa. Lo strappo nel suo cuore dapprima la imbarazza, poi fa del suo dolore di certo una corazza. Nessuno più la vede, diventa trasparente. La rabbia mista all'odio è vestita di niente. Cadenza il suo cammino, con passo frettoloso, nessuno più la ferma. Il petto le è affannoso, la vita corre svelta, la gioventù sfiorita. È come calda sabbia che scorre fra le dita. Prosegue il suo cammino, odor di lontananza, fluttando fra i suoi passi come d'antica danza. Rallenta nel suo incedere sul fare della sera, all'orizzonte appare chiara la sua chimera. E mentre il cielo cupo scura ombra distende, la vigna adesso è ferma e calma il treno attende. Arriva puntuale, feroce il suo stridio, un nugolo di sguardi, leggero mormorio. La donna alza gli occhi, fierezza è sulla fronte, pesante la valigia, l'orgoglio ha una nuova fonte. Un rischio rompe l'aria, veloce parte il treno, il suo cuor si cheta, il pensiero le è sereno. Un riso troppo amaro, lo sguardo suo profondo, va verso l'orizzonte, va verso un altro mondo. E mentre all'alba il sole fa risorgere felice, Lavinia adesso è donna nel suo vivere felice. Lavinia adesso è donna, è sorella, è amante, è moglie, è mamma. Lavinia è la vita. E la vita ha delle sue aspettative, ma anche nelle sue contraddizioni e nei suoi vari aspetti, con le gioie e con il pianto. Il pianto, quello che fa scorgare le lacrime più cocenti, quelle lacrime che possono essere raccolte solo dalla mano di un angelo, lo scrisse già la poetessa Merini. Solo una mano d'angelo, intatta di sé, del suo amore per sé, potrebbe offrirmi la cavità del suo palmo, perché vi rimane.
versi il mio pianto. Ed è l'augurio che ci facciamo, che facciamo tutti, che gli angeli possano scendere a raccogliere le lacrime delle donne, ma che le lacrime delle donne siano lacrime sempre e solo di gioia, mai di dolore. È una cosa molto bella, è l'augurio che facciamo a tutte le donne del mondo, che mai più debbano piangere di dolore. Che Maria Lume e questa ancora una sua composizione. Questa voglio dedicarla ai miei amici che oggi sono venuti qui ad ascoltarmi. Abbiamo vissuto di certo momenti di alta poesia, abbiamo celebrato l'arte e la cultura nelle sue forme più eccelse. Ora i nostri amici pittori, scultori e fotografi sono pronti ad aprire i propri scrigni e a farci godere della bellezza e dell'emozione delle loro opere. Per noi
è il momento di salutarci e lo facciamo donando a noi e a voi ciò che sicuramente più meritiamo. Ti meriti un amore di Frida Kahlo, pittrice e poetessa. Ti meriti un amore, Silvia. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo mondo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti il sole, il caffè e la poesia. Vabbè, le poesie le abbiamo dette, ci siamo annoiati abbastanza, no. I nostri attori sono stati bravissimi, però insomma, allora un po' di musica forse. Beppe e Maria Teresa, Summertime. I'm the love.
Consentitemi di ringraziare, anche se il chitarro è prodotto suo, ma consentitemi di ringraziare mia moglie, che sono 3 giorni che praticamente, oltre a sopportarmi, ha anche lavorato per questa persona. E un sentito ringraziamento va all'amministrazione comunale, intanto per averci permesso di realizzare questa manifestazione, concedendoci, oltre al patrocinio, l'uso dei locali e le attrezzature di proprietà del comune, ma vi ringraziamo soprattutto perché sono presenti qui fisicamente a dare anche lustro a questa nostra serata. Invito quindi il sindaco formalmente alla mostra. Subito dopo questa cosa il sindaco ci dirà 2 parole di circostanza e vi invitiamo a non lasciare la sala, ma a visitare tutte le sale e togliere dei veri capolavori. Sarò brevissimo per ringraziare prima di tutto gli organizzatori, l'Associazione Culturale Mario Brancacci, che è un illustro concittadino di Serra Capriola, come anche Nicola D'Alessio, sempre un grande cittadino di Serra Capriola che ha portato la musica anche in America e in tutta Italia. Volevo essere brevissimo proprio per non tediarvi, perché la serata è stata una bellissima serata, continuerà con la mostra sia di quadri, pittura, sculture e foto, ringraziando tutti gli artisti locali e i comuni vicini che hanno partecipato e hanno permesso la realizzazione di questa bella serata, di queste 3 giornate. Quando Pasquale Balice mi ha circa un mese fa contattato insieme agli altri amici della sua associazione di questa idea, dove ha chiesto il patrocinio e l'uso dei locali, io con tutta la mia amministrazione ci siamo messi subito a disposizione per poter far realizzare questa bella manifestazione. Non vi nego che era un'idea nuova, una novità, anche l'utilizzo di questi locali, ex scuola elementare e ex scuola dell'infanzia a Piano Terra, erano da ripulire e da essere consegnati, perché l'anno scorso si sono tenuti dei lavori di messa in sicurezza di questo immobile. E
Lino mi diceva, io pensavo che bastava il piano di sotto, piano terra, dove c'è la biblioteca, dove c'è l'ufficio collegamento. Lui ha detto no, andiamo al piano di sopra perché forse servirà tutto il piano. E effettivamente era così, che erano tanti gli artisti che volevano esporre, e questa scuola, contenitore di cultura, come in passato, dove tutti noi di Serra siamo andati a scuola, come tutti i vecchi insegnanti in pensione, vi ringrazio della loro partecipazione, e gli insegnanti ancora che svolgono il loro servizio alla collettività di Serra Capriola. E vi dico che l'anno scorso, subito dopo del mio insediamento, anche per economizzare sulle spese di gestione delle scuole, ho fatto di tutto per accorpare, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, che la scuola media, scuole elementari, scuole elementari, sia di Serra Capriola che di Chieti, di accorpare i plessi, perché non era più possibile, per mancanza di alunni, avere tanti plessi aperti, con grossi costi di gestione, riscaldamento, luce e quant'altro, e pulizia. E allora abbiamo, era una mia vecchia idea che ho subito realizzato, accorpato tutte le scuole elementari a quella parte, con i laboratori, anche con il refettorio nuovo che abbiamo realizzato l'anno scorso, per non permettere che i ragazzi uscissero, attraversassero la strada, d'inverno pioveva, faceva freddo, venire a mangiare da questa parte e poi tornare a scuola. Invece internamente con un corridoio è tutto collegato. Abbiamo spostato l'ufficio collegamento da questa parte, insieme abbiamo riaperto la biblioteca, ringrazio tutti le ragazze che collaborano praticamente insieme alla Prologo a far fruire la biblioteca. E vi dico che proprio il mese scorso abbiamo presentato un bellissimo progetto che è già stato accettato dalla Regione Puglia per circa 700.000 euro per ristrutturare il locale a pieno terra e per adibirli a biblioteca multimediale. Sarà una bella struttura, io sono ottimista per il finanziamento che all'inizio dell'anno ci daranno sicuramente, non so di quale importo, ma noi abbiamo questi 700.000 euro. Più abbiamo presentato due progetti, sempre per andare avanti sul discorso culturale di Serra Capriola, per quanto riguarda sia il museo, Civita Contadina, e anche dei reperti archeologici che di Serra Capriola stanno sparsi un po' nel Museo di San Severo, di Taranto e in altri posti, se riusciremo a riaverli, come anche tutte le cose storiche della Santa Diocesi di San Severo, della Curia, che erano nelle nostre parrocchie, Santa Maria e San Mercurio. Se potranno, è forse un'utopia, ma tenderemo a farli ritornare a Serra Capriola se avremo questa struttura, e per 600.000 euro, e sia il museo più un altro progetto, sempre per 600.000 euro, per laboratori artigianali dei vecchi mestieri, sempre in collaborazione con le scuole, con le associazioni culturali. In ultimo, avevo fatto una promessa che purtroppo per la burocrazia che esiste in Italia è estremamente difficile, ma all'anno nuovo 2018 sicuramente apriremo anche il teatro comunale, che è chiuso da circa 20 anni. Si stanno completando gli ultimi lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e all'antincendio, e poi in collaborazione con tutte le associazioni presenti sul territorio potrà essere fruibile e utilizzato da tutti i cittadini. Noi continueremo a portare avanti questi investimenti sulla cultura. Non vi dico che il 22 di dicembre approveremo per la prima volta dopo tanti decenni il bilancio di previsione 2018 entro l'anno. Questo ci permetterà di utilizzare tutti i fondi, uscire fuori dal patto di stabilità che in questi anni ci ha tolto il respiro, perché anche se hai i soldi in bilancio non li puoi spendere per vari parametri di riferimento, è difficilissimo anche spiegarlo. Invece abbiamo messo tanti fondi sia per l'attività culturale, sia per il turismo, dove c'era un capitolo ma c'era sempre un centesimo, un euro, ci saranno 11.000 euro per il turismo, che è un'idea anche di questa amministrazione che mi onoro di rappresentare. Faremo di tutto con l'assessore al turismo di far entrare Serra Capriola, un altro mio sogno, nei pochi più belli d'Italia, perché abbiamo i requisiti per poter entrare. Faremo di tutto. Questo è quello che volevo dire. Ci sono tanti altri progetti, ma non voglio, come avete detto, mettere, voglio ringraziare di nuovo gli organizzatori e tutti quelli che espongono queste belle opere. Vi ringrazio della bellissima serata, sempre a disposizione. Grazie. Grazie al sindaco, grazie a voi, la mostra è formalmente aperta.
sale sono aperte, gli artisti sono a disposizione dei visitatori, tassateli di domande, tanto più di tempo sabato ad esporre, non è un problema. Grazie a tutti e buona serata.